Tra le lacrime dei vincitori, la delusione di chi non ha raggiunto il piazzamento che meritava e la gioia di aver ritrovato l'allegria di una volta, si è chiuso sabato sera il Carnevale Universale, un'edizione anomala, fuori stagione, mai vista e destinata a rimanere unica in quasi 150 anni di storia della manifestazione Via Regina. Intorno alle 21 la lettura dei verdetti, che hanno segnato la vittoria di Luca Bertozzi in prima categoria, con Sotto Sotto di Carlo Lombardi in seconda, con Uno Nessuno 100.000, il riscatto di Edoardo Ceragione fra le mascherate di gruppo, dove è appena retrocesso, con Tu sei il mio mondo, fra le maschere isolate, Il potere nascosto di Michelangelo Francesconi. Verdetti che hanno diviso, non tanto per le prime posizioni, ma per le ultime. Fischiata la settima posizione di Roberto Vannucci, il suo omaggio a Ezio Bosso era dato tra i favoriti. Fischi di contestazione dal pubblico anche per il terzo posto di Breschi e il quarto della Merkel di Marzia Etna, in seconda categoria. Ma il vero verdetto è stato quello del pubblico. Sold out, da giorni, i 5.000 posti a sedere per il corso finale. Una beffa se si pensa che da questo lunedì la capienza dei luoghi di spettacolo sarà aumentata dal governo. La Fondazione Carnevale chiude l'edizione più rischiosa e difficile di sempre, partita fra ostacoli e fra le contestazioni di una parte delle categorie economiche. È andata, è andata. In questo momento c'è l'amarezza e la gioia, perché hanno vinto, ma dovevano vincere tutti. È stato un carnevale difficile, maestri, sono stati straordinari.